E allora, siccome non ci facciamo mancare niente, che la giornata fra Camere di Commercio, aeroporto, province, bene, l'abbiamo signore, non ci facciamo mancare niente, ci siamo. Ricordate che oggi è venerdì e quindi tocca anche a Cesare Plughino. Allora Cesare, oltre a tutti i mali abbiamo il male del comune. Cosa ci abbiamo? Cosa puzza in pentola piuttosto che bollire in pentola? Buonasera a te telespettatori, niente, c'è stato martedì consiglio comunale, un consiglio comunale più piatto delle altre volte, non ci sono state... Non ci sono state sere, videoconferenze, fra le altre cose. Non si capisce niente. Non ci sono state comunicazioni delle cose. Poi c'erano da approvare gli adeguamenti delle tariffe. In pratica sono state confermate tutte le tariffe per IMU, TARI e cose del 2021. Aumentare oggi. Quella è stata la parte più scorrevole, sia perché era quasi una presa d'atto, perché non c'era nulla da discutere. Poi quando espone le cose Giovanni Agro, le espone con una tale puntualità che è difficile andare a contestare o andare a eccepire qualche cosa. E c'è stato solo il primo punto che ha destato un po' di perplessità in molti consiglieri comunali, soprattutto dopo gli interventi, perché c'è una declassificazione di alcuni edifici rurali che, a detta dell'amministrazione, erroneamente nel 2006 sono stati classificati come immobili di pregio rurale e cose del genere. Invece, siccome sono delle ruderi, sono delle annessioni anonime, un deposito, un garage, una cosa, allora li vogliono fare passare come cose che si possono demolire. Al che ci facciamo una commissione interna che si occupa solo di valutare questi immobili. Ma è l'amministrazione che vuole farlo passare per questo? Sì, l'amministrazione. L'amministrazione vorrebbe far passare. Gente del mestiere dice che occorre una variante al piano regolatore. Poi ci sono voci, naturalmente, che qualcuno dice che, io l'ho scritto anche sul mio articolo, è una misura ad personam. Forse c'è qualcuno che ha bisogno di fare interventi in campagna. E allora praticamente hanno tirato fuori questo escamotage per facilitare l'approvazione di qualche progetto. Qualcuno addirittura questa dice, è una grande cattiveria, sì, ma ce n'è una ancora peggiore cattiveria detta da un consigliere comunale, non tirata fuori da me, dove circola la voce fra i consiglieri comunali che interessato a dover fare delle modifiche senza tante complicazioni, e uno dei consiglieri comunali, uno degli assessori, praticamente circa la voce fra i consiglieri, che poi gli assessori sono 6 o 7 quando sono, quindi è facile capire chi potrebbe essere il padre, la madre, il fratello, la madre, il padre, la sorella, il cognato. Allora, perché sarebbe grave una cosa del genere, a mio avviso? Perché tutto il mondo è paese e queste cose sono successe sempre. Anzi, nel passato erano studiate così bene, abbiamo costruito palazzi dietro la via Roma. Nel passato erano studiate meglio. Abbiamo fatto cose incredibili, proprio abbiamo sovvertito come quelli del villaggio turistico lì. Abbiamo successo. Ma quando siamo in un'amministrazione in cui si vuole essere trasparenti, limpidi, trasparente, questa cosa trasparente è un po'... per quello che parleremo fra poco, la trasparenza, io l'ho scritto già diverse volte, è una cosa sconosciuta in questa amministrazione. Però quella è la trasparenza. Non ci sono neanche le zone, ci sono muri di cemento armato, non parliamo di trasparenza. Io Cesare non ne lascia molto a Borregare. No, è perché io sentire parlare di trasparenza. Se poi ti metti vestiti alla storta. No, no, vuoi trasparenza. Trasparenza non c'è. Allora, però tornando a noi, c'è regolarità in quello che fanno, legittimità in quello che fanno, tutto è fatto da cose, ma trasparenza no, non c'è. E allora qui la legittimità però sarebbe anche al rischio, perché se fosse vero che si impegna l'intero Consiglio Comunale, le leggi del Comune, per far sì che qualcuno possa cambiare la sua casa, la possa buttare a terra e costruirla in campagna, ma il problema è che per tutto quello che riguarda piano regolatore, piano particolareggiato dei centri storici e cose del genere, si vede che non c'è gente esperta del mestiere,
sono solo dei titolati, ingegneri, architetti e cose del genere, che si occupano della materia. Ma preparazione di fondo nella materia, ingegnere, urbanista, no, sì, ma sanno la cosa pratica, come spiegare la pratica, cosa cioè, fare, non come farlo, conto di quali cambiamenti poi ci praticamente sono. È una questione di visione della città, della, no, se, se voi considerate che questi sono dei ruderi da poter buttare a terra e cose del genere, ditelo, fatelo. Fate anche la variante al piano regolatore, perché dite non possiamo tollerare che si vada per le lunghe per abbattere un deposito, un garage che è stato accostato alla villa antica nobiliare e cose del genere. Ma questo dico, perché quando poi si dice con chiarezza cose, che invece siamo a un punto che in aula c'è stato, comunale, c'è stato tutta una cosa, allora, tutta ormai, voci. E come quando dovevano fare da ho fatto la cooperativa Pagoda, un dirigente e l'assessore, no, dice questo non è aumento di suolo, e mentre tutti i consiglieri e il capitanato del sindaco dice noi siamo contro l'aumento del suolo, ma almeno mettetevi d'accordo, insomma, e almeno non fate queste figure che un dirigente e l'assessore dicono che aumento di suolo non ce n'è, e chi deve, siamo al teatrino e come ho detto io, il sindaco ogni tanto si adombra per queste cose che dico io, è il peggiore consiglio della storia di Palazzo dell'Acqua, il peggiore. Questo l'ha detto sempre sindaco, lo dice sempre, quindi non è che oggi si salvano 4-5 persone, 4-5 per il resto però si fanno coinvolgere e travolgere da questa, diciamo così, unanimità di comportamento. E praticamente stanno muti per l'amore del quieto vivere. E, cosa e quindi dice? Questa non è una questione di trasparenza, ma qui è ben diversa, come abbiamo detto, perché effettivamente tutto il mondo è paese, no? Dice, quindi può succedere tutto, anche nell'amministrazione. La parola più giusta l'ha detto un geometro dell'ufficio tecnico, una volta che mi disse, lei deve sapere che in urbanistica più tardi si mettono delle regole, meglio ci si può muovere, certo, perché fino a quando poi ci sono le regole ci si deve muovere all'interno delle regole. Però quando si rinvia nell'errore, la dimostrazione è che ci sono 3 anni di amministrazione per piano regolatore, non hanno fatto nulla. Niente. Perché così ci si può muovere meglio, perché conta molto l'autorizzazione, conta molto l'amicizia, magari lo studio, l'interpretazione, lo studio del che fa in questo momento, in questa fase di transizione. Però queste cose non si possono dire perché i diretti interessanti si incavolano. Senti, va bene, ora tu hai parlato di trasparenza e quindi ho capito che vuoi fare cenno ad una cosa per la quale io già mi sono scancellato, perché parliamo della questione della tassa di soggiorno. Io mi sono battuto nel passato, sono stato presidente del distretto turistico, ho fatto parte della commissione quella per giudicare, poi quando venne qualcuno e mi disse però noi facciamo quello che vogliamo, quindi voi potete fare tutto quello che volete. E tu, io disse, dignitosamente, sei stato l'antesignano, perché ti sei dimesso e te ne sei andato, come ora se n'è andata la signora Schirinà. Oh, benissimo. Perché la signora Schirinà si ecco, è dimessa. Ecco, spiegaci cosa è successo. Allora, intanto è un esempio di cattiva trasparenza, perché al Comune di Ragusa, tramite l'ufficio stampa, ci informano anche se c'è una piccola ditta che si aggiudica un appalto di 5.000 euro per statare un tombino. Si dimette la presidente dell'osservatorio e non dicono nulla, e questa è già la prima cosa che mi fa andare in bestia. Se, altra cosa, e voglio precisare una cosa, c'è qualcuno che mi ha detto, sai, in questo momento l'assessore ha problemi suoi personali e cose, però l'assessore fra i problemi suoi personali c'è anche la riunione dell'osservatorio, quindi o ha problemi e è tutto fermo, oppure attenzione, l'osservatorio per l'uso della tassa di soggiorno, quindi c'ha una finalità, perché il problema è che bisogno, siccome vogliono approvare il bilancio entro la prossima settimana, devono chiudere entro il 31, ci sono tutti gli atti propedeutici al bilancio, fra cui c'è il piano generale delle opere pubbliche, la giunta ha approvato il piano di utilizzo della tassa di soggiorno del 2022. Che poi non so per il futuro,
Però non sono grandi soldi, questo. No, momento, Gesù, oltre 800.000 euro, perché loro lo fanno, quindi significa che nel 2021 hanno incassato 800.000 euro, perché se il piano lo fanno su quello, che il piano è una cosa assurda, il piano si fa su quello incassato l'anno precedente, dice previsione che prendiamo lo stesso, poi siccome le destinazioni le fanno in percentuale, per il protocollo delle chiese c'eravamo 5%, per la promozione c'eravamo 15%, certo, cioè, poi noi invece di 800 ne prendiamo 600, la percentuale è recuperata, però se tu lo fai su 800 vuol dire che hai incassato 800. Mi pare difficile, allora, che intanto, ci siano intanto, soldi, eh? Intanto chiariamo bene una cosa, l'osservatorio non è un organo né consultivo né proponente, l'osservatorio per la tassa di soggiorno deve solo monitorare come sono stati spesi i soldi dell'anno precedente. Magari come era fatto prima aveva un po' più di compiti. No, ma il regolamento sempre questo ha detto, sì, che praticamente deve monitorare significa vediamo come hanno spenduto i soldi. Se chiaramente qualche cosa non la condividono, consigliano, dice Picciotto, si dovrebbe fare così, evitiamo di fare questa spesa e facciamola in quest'altra maniera. Ma nel passato resto, avevamo anche portato delle progettazioni. Sì, perché le riunioni si sono trasformate sempre in una sede di proposte, io voglio questo, sì, io voglio quello, in generale. E cose del genere. Allora praticamente questo osservatorio non ha mai monitorato nulla. Ma in particolare con questa amministrazione, l'osservatorio, convocarlo ci è caduto una pinna di fegato, perché praticamente se tu ricordi il primo anno, quando usufruirono dei soldi della tassa di soggiorno per pagare il dipendente dell'ufficio turistico, non vogliono fare sapere manco niente. E la cosa si è perpetuata e nemmeno c'è una colpa da dare all'assessore al turismo. Perché è risaputo, perché poi queste cose si parla, che praticamente quando ci sono questi soldi della tassa di soggiorno c'è l'assalto alla diligenza. Tutti ci vogliono mettere le mani, perché sono franchi di naga. La Iuola, il verde pubblico, la sistemiamo perché non fanno parte di quando entra il turista deve vedere un bello spettacolo, un lavoretto pubblico e lo facciamo con questo, l'evento culturale lo facciamo con questo, la chiesa, cioè, la sagra del paese la facciamo con questo, cosa vuol dire? E quindi si attacca, e attenzione, ci sono anche frizioni, perché dici io voglio tanto. Le abbiamo usate anche per l'aeroporto. Se le prende anche il sindaco, perché un sindaco dice a me servono. E allora ci sono tutte queste discussioni e tutte queste cose. La tassa di soggiorno, come tu ben sai da esperto di turismo, serve per... Ci sono indicazioni ben precise. Iniziative che devono migliorare il turismo e soprattutto l'offerta turistica. In pratica sono per l'accoglienza e per la promozione. Allo stesso turismo. È molto largo come allo discorso. È molto largo come discorso. Perché la promozione, però, allora mi ricordo, fu inventato da Ciccio Baieli, sì, che disse che fare il grande spettacolo, tipo allora l'Aquila d'Argento, era promozione. Sì, però però quando io organizzava Ciccio Baiello con buon'anima di Nino Criscione, venivano nomi internazionali. Però erano nomi che praticamente veniva gente da fuori. Io andiamo avanti su questa. Allora, ti ho filato dentro. Ti dico, nella lettera di convocazione, quindi già addirittura anticipato nella lettera, dice dobbiamo accettare, si dovrà discutere delle dimissioni della Presidente dottoressa Carlotta Schirena. Nella riunione la Schirena si è lamentata perché ci disse ma che non è stato convocato niente, ma io che ci stai a fare? Cioè, sono Presidente di che quindi cosa? La notizia è che Carlotta Schirena si è dimessa da Presidente di questo osservatorio, si è dimessa. Per dicendo che appunto non conta e Carlotta Schirena, mi permetto di dire senza nulla togliere agli altri, non è che rappresenta l'Associazione Ciclistica San Giorgio, rappresenta Federalberghi, Chamis Federalberghi, quindi già Federalberghi come associazione praticamente si è stancata, perché se no adottava quindi un'altra. Quindi tu dici che è stata una precisa forma di protesta, sì, nei sì, confronti, no, anche perché c'è stato perché un po' di attrito, perché l'assessore Barone cercava di giustificarsi, dice però
perché te lamenti, tu potevi convocare l'organismo e chiedere, siccome una ragazza preparata non è l'ultimo a arrivare, ci disse no, fermo, io a norma del regolamento non posso convocare nulla, sei tu che devi convocare l'osservatorio. E lei è lui. Quindi lo ha, che deve dire. Lo ha, ha zittito l'assessore perché allora, il discorso viene alla resa dei conti. Sì, che dobbiamo chiudere. L'osservatorio, che se tu ricordi ai tempi di Piccitto, avevamo chiesto se potevamo assistere alle riunioni e Piccitto con la massima disponibilità dice sì. Certo, chiaramente senza intervenire, senza cose, e uno sentiva, anche perché non è che è un organo decisionale, né, che ci sono delibere, cose importanti, ma dico, beh, così, però senti, si discute, ascoltiamo che cosa dicono, anche per ascoltare la posizione di tutti gli sti che sono presenti, che fra le altre cose sono in esubero, perché è anche irregolare certo. La convocazione, perché il regolamento dice che le associazioni di categoria devono portare massimo 2 persone ed ci sono ogni volta 5 persone. Vabbè, perché poi c'è l'associazione, il consorzio, compagnia bella. Allora Cesare, per andare a chiudere questo discorso, quindi Carlotta si è dimessa, Ciccio Barone ha tentato di fermarlo, ma alla fine ha cercato di dimissione, quindi ora la suddivisione della tassa di soggiorno. No, la suddivisione della tassa è come ogni anno, c'è un foglietto, ci dice un cazzo, c'è scritto che, ma attenzione, non può cambiare. Non è che deve approvare o fare, dice, glielo porta a conoscenza. E quindi, lo porta a conoscenza, io ho avuto i prospetti, diciamo così, c'è sempre la solita serenata, 250.000 euro per eventi a carattere culturale ad alta valenza turistica, e un altro 250.000 euro sono per... In pratica è un cassettone dove già su 800.000 euro, già 500.000 euro se lo sono asciugato. Attenzione, Cesare, quando ti dicono... Queste ci servono per l'organizzazione di eventi. Tu non è che sai quali sono gli eventi. Sono? Né si sono potuti sapere gli eventi per cui si sono spesi i soldi in passato. Perché Cingali e Ferrengieri del Movimento 5 Stelle presentarono un'interrogazione per sapere come sono stati spesi i soldi nel 2018 e 2019 e ancora aspettano. Bene. Allora Cesare, grazie, perché dicevo oggi già di cattive cose ne abbiamo parlate tante. Ti ringrazio, andiamo avanti con il telegiornale. Grazie. Buonasera a te e allo spettatore.